Eccoci qui di nuovo di fronte al dottor Vitali e di fronte al giudizio di chi ci ascolterà e vedrà. E appunto chiediamo al dottor Vitali una diciamo, espressione di carattere generale sulla sua visione dell'attualità mondialista attuale. Allora, per avere un'idea un po' in generale di quello che pensano anche altre persone, non siamo solo noi a sostenere certe tesi, una pagina dell'ultimo numero di Panorama, dove vengono citati alcuni scrittori. Tanto c'è riferimento ad un libro scritto di recente dal noto scrittore, politologo, economista Geminello Alvi. Diciamo subito che Geminello Alvi è persona da prendere in considerazione, anche perché viene anche da un vastissimo livello culturale che coinvolge anche studi sulla teosofia e queste cose qui. È molto importante oggi che si conoscono anche questi precedenti culturali della società in cui viviamo. Geminello Alvi scrive in questo suo libro, di cui consigliamo la lettura, in cui si scrive Il futuro dell'Italia è confederale, e due considerazioni molto interessanti. L'Italia è un paese fondato sulle rendite e sull'odio ideologico, ed è assolutamente vero. Un paese senile senza essere saggio. Anche questo è molto importante, questa idea di una senilità sciocca, di una senilità rancorosa, non saggia, in cui la saviezza e la saggezza è stata dimenticata, che dovrebbe essere invece il È presupposto della l'abitudine senilità. alla scelta, alla decisione che fa la saggezza, Certo. è la selezione successiva di idee comparate e scelte successivamente e quindi poi rese omogenee attraverso l'esperienza nel corso degli anni. E se Esattamente. questo non avviene abitudinariamente, avremo una generazione di poveri scemi E vecchi infatti, dei invece che vecchi giovani. rancorosi e tipici delle commedie del passato, delle commedie dell'antichità Goldoniane, classica, quelle Goldoniane. goldoniane, ma soprattutto delle commedie del Cinquecento, che sono terrificanti nei confronti di questi vecchiacci, male invecchiati. Sempre sulla stessa pagina di Panorama abbiamo alcune considerazioni scritte da due professori universitari seri, ci sono anche quelli. Uno è intitolato La casta politica ha fatto da paravento alle altre caste, scritta da Carlo Galli, che è ordinario di storia delle dottrine politiche all'Università di Bologna. Leggiamo alcune frasi. Solo l'assurdo populismo ormai dilagante poteva far credere che la causa dei mali italiani e della crisi in cui siamo precipitati risieda nel peso delle pensioni e delle retribuzioni dei parlamentari. Una tesi che rigetta chiunque conosca la vera priorità dei guai nazionali. E il problema dell'Italia non è l'alto stipendio dei parlamentari, che piuttosto sono male adoperati. Il problema è che l'Italia è un immenso sistema di caste, verissimo, fra le quali quella politica non è affatto la più influente e potente. Se parliamo di caste, Quella dei parliamo banchieri. soprattutto a quella dei professori universitari, però di certi professori e di certe università, non di tutte. Anzi, essendo la più esposta, è perciò stesso quella che si presta a essere il bersaglio più facile. Parla della casta dei parlamentari. La colpa della politica, quindi, prima ancora della sua autocostituzione, incorporazione chiusa, è stata proprio quella di avere abdicato al suo ruolo, assecondando l'onda populista nella presunzione di cavalcarla. Bellissima questa considerazione. Così facendo, È invece, bella, ma non è totale, non è omnicomprensiva. vabbè, comunque, che questi abbiano fino ad oggi avuto la presunzione di poter risolvere sempre i problemi, assumendo
qualche elemento, guardiamo le ultime elezioni comunali qui di Roma, che sono veramente indicative, oscene, che questi qui hanno cercato in tutti i modi di portar via temi della protesta popolare rappresentata in parte dai grillini, assumendoli loro, dicendo che lo facevano loro. Invece non è vero manco per niente, era la vecchia casta, i vecchi politicanti che si sono ripresentati sotto un'altra veste, ma erano sempre loro. Basta vedere i candidati sindaci per vedere esattamente che razza di gente abbiamo a che fare. Un marino è una cosa orripilante, uno che viene sistematicamente dalla peggiore burocrazia del Partito Comunista, non diciamo le mani. Nomenclatura, diciamo. Va. Chiamiamola nomenclatura, la nomenclatura in Russia era qualcosa di diverso, pagavano con la vita. Così facendo invece ha solo perduto la legittimità per mettere freno agli altri gruppi di potere organizzato, da quelli dell'economia alle mille corporazioni presenti nel paese. Mi sembra che siano considerazioni molto valide da assecondare, e quest'altra, anche questa è importante. Dunque, elite che aveva svolto bene o male un suo ruolo di guida delle dinamiche sociali prima che l'onda anomala della globalizzazione neoliberista travalgesse tutto. Dobbiamo prendere atto che oggi, non solo in Italia, il potere sta altrove rispetto alla sfera politica. Adesso l'ha detta più chiara, adesso è completo il pensiero. E che a governi palesi democratici si sono sostituiti poteri opachi. Esattamente. Piace molto, l'ho letto proprio perché mi piace. Quest'altro è Michele Martone, avvocato, ex viceministro, ordinario di diritto e lavoro dell'Università di Teramo. Università di fronte alla quale dobbiamo farci sempre tanto di cappello. E scrive questo: ci sono parole quali competizione, eccellenza, impegno, fatica, risultato, valutazione, che nel dibattito politico sono assenti. Ce ne sono altri quali merito, trasparenza, professionalità, produttività, ricambio generazionale, che sono diventate vuote. Cioè, è giusto, i politici dicono queste parole, non sanno nemmeno cosa vogliono dire. Tutti le pronunciano, ma nessuno sa più cosa significhino. E a questo punto vorrei riferirmi a una candidata che faceva parte dell'entourage di Gianfranco Fini, che adesso si è candidata sempre per conto suo, e quando su un argomento signoraggio, invece di dire le cose che avrebbe dovuto dire, ma che sicuramente lei ignorava, e lei ha detto sì, noi siamo pronti anche a parlare di signoraggio, quindi siamo proprio ai livelli infimi, no, dei politicastri, eccetera. Su questo discorso della politica vorrei leggere una frase che mi è piaciuta e che abbiamo preso da Situazione Mondiale, Analisi e Proposte. La loro malafede raggiunge livelli tali che continuamente esse si spacciano per rappresentanti dell'umanesimo. In questa stessa direzione si è mossa anche l'astuta banda clericale, che ha preteso di elaborare non si sa quali teorie a partire da un ridicolo umanesimo teocentrico. Si tratta della stessa gente che ha inventato le guerre di religione e l'inquisizione, che ha fatto da boia ai padri storici dell'umanesimo occidentale e che ora si arroga le virtù delle sue vittime, arrivando persino a perdonare le deviazioni degli antichi umanisti. La malafede e il banditismo nell'appropriarsi delle parole sono così enormi che i rappresentanti dell'antiumanesimo non hanno mancato di nascondersi dietro il nome di umanisti. Mi sembra che questa faccia il paio con le dichiarazioni che noi abbiamo letto stamattina in precedenti interviste e che sono estremamente importanti. La
ma la fede intrinseca di queste persone che hanno negato e si presentano come buoni, perdonatori, eccetera, ignorando, no, tutte le malefatte che hanno fatto, tutti i roghi che hanno creato nel mondo, tutta la gente ammazzata, no? Le persecuzioni, le stragi, gli eccidi. Esatto. Ora abbiamo avuto a che fare con dei papi che hanno chiesto scusa. E tu pensi che basti chiedere scusa? Papa, dici scusa di quello che abbiamo fatto. Chiedi scusa a chi? A me mi hai fatto un danno indelebile. Io non ti scuserò mai a te, Papa, no? Quindi è ovvio, no? Quindi cosa vuoi? Mi piace quello che dicono gli umanisti veri. Dicono queste cose. Sarebbe impossibile fare un inventario completo dei trucchi, degli strumenti, dei modi e delle espressioni utilizzati dall'antiumanesimo. In ogni caso, un'opera di chiarificazione delle tendenze antiumaniste più nascoste permetterà a molti umanisti, per così dire ingenui o spontanei, di rivedere le proprie concezioni e il significato della propria attività sociale. Sono frasi che noi dobbiamo ripetere, perché sono frasi veramente ricche di contenuto queste. E veniamo a un'altra considerazione che è importante. È importante che sia denunciata questa cosa. Noi abbiamo a che fare con post-comunisti che tutto sono fuorché comunisti, tutto sono forse ex-bolscevichi, sono personaggi che sono nati, cresciuti in un ambiente che... Radical chic. Esattamente. Che di comunisti a salmone e caviale, esattamente, non aveva mai nulla a che vedere, e sono tutte le persone che oggi comandano in nome del Partito Comunista, forse uno dei pochi, ma proprio perché è completamente cretino, è l'ex segretario che di fronte al fallimento totale delle elezioni è stato costretto a dare dimissioni, forse quello era ancora l'ottuso comunista della volta, no, insomma, manco perché... lui. Allora, in ogni caso, in questo libro molto interessante, intitolato La filosofia italiana fuori d'Italia, c'è un giudizio scritto da qualcuno sul problema dell'egemonia. Diciamo, per chi non lo sa, cos'è l'egemonia. L'egemonia fu teorizzata da Gramsci. Gramsci, quando elaborò la sua tesi politica, la elaborò in una maniera abbastanza consistente. Quindi, Gramsci è stato un grandissimo pensatore italiano di scuola idealista, il quale nei suoi scritti ha scritto che il vero potere politico si esercita attraverso l'egemonia, cioè l'egemonia culturale. Cosa ha fatto il Partito Comunista invece? Il Partito Comunista per i decenni del dopoguerra fino agli anni 70 gestiva l'egemonia in questa maniera. Non imponendo una identità ideologica, esatto, e culturale, ma accettando invece quelli che si proponevano come comunisti pur avendo delle loro idee particolari. Chiedendo l'iscrizione al partito. Esatto, io questo l'ho potuto vivere sulla mia pelle, perché essendo un musicista professionista mi sono visto, io e il mio gruppo, che eravamo del tutto anarchicoidi, fuori dagli schemi, tipo Beat Generation, no? La nostra evoluzione era quella, e quindi ci siamo trovati a dover partecipare alle feste dell'unità gratis et amore Deo, Dei, è la stessa cosa. Vabbè, Deo, Deo. O amore di Dio o amore per Dio. Dio, sì, sì, per Dio è meglio. Diciamo per Dio. Per Dio è meglio. E quello era diciamo la forca caudina che dovevi passare se volevi arrivare al successo, e quindi alle interviste in TV, ai servizi, a quello che esattamente adesso viviamo. Cioè, c'era, oggi abbiamo lo schermo mediatico contro di noi che non ci fa trapassare dall'altra parte e avere la visibilità che dovremmo avere, e allora c'era lo schermo censorio che ci bloccava dall'accesso al pubblico, quello di dimensione importante, a livello nazionale. Era una discriminazione che nulla aveva a che fare con l'egemonia culturale. Allora, questi chiedevano... Era solo un asservimento culturale, diciamo di sottomissione dal superiore, a tipo massoni. Esattamente.
con una piccola differenza, che magari nell'ambito della massoneria c'è qualcuno che crede ancora alle baggianate che dicono, però in questo ambito non è così, perché non mi ricordo che ci fosse uno di questi sedicenti comunisti che fosse veramente comunista. Attori, scrittori, musicisti, pittori, scultori, erano tutti nell'ambito, si dicevano. Guarda, tutti Franca comunisti. Rame e Dario Fo, sì, emblematici. Esattamente. Emblematici. Esattamente. Ma non solo loro. Allora, tu parlavi. Che c'hanno di comunista? Della che c'hanno di comunista quei due? Sì, ma, infatti, allora, tu parlavi di una discriminazione. Ecco, l'unico aspetto positivo loro è che loro si davano da fare per il cosiddetto soccorso rosso. Sì. Questo, almeno quello lì lo faceva. Parli di Franca Rame e compagnia. Esattamente. Loro si davano da fare per il cosiddetto soccorso, i soldi ce li avevano, potevano anche spenderli. La cosa del discrimine invece è importante, perché di recente, commemorando Little Tony, è stato detto da uno di questi che Little Tony era uno fuori degli schemi, che è riuscito nonostante tutto, ma è riuscito perché è andato in Inghilterra, è stato 3 o 4 anni in Inghilterra, ha fatto successo in Inghilterra, esatto. Quando è tornato già era qualcuno. Esattamente. È stato ampiamente detto, l'ha detto. E lo stesso vale per Mino Raitano, perché sì, pure lui è dovuto andare in Olanda, in Danimarca e in giro per l'Europa, quando è tornato già era conosciuto ed è stato accettato, ma altrimenti no. Non parlare del ragazzo di Poggio Bustoni. Certo. Che quello proprio è stato proprio tagliato completamente. Assolutamente. Fuori, perché era completamente. Ed è stato un grandissimo musicista, come sanno benissimo tutti quanti, a tutt'oggi. È stato completamente escluso. E diceva, ricordava Pupo. Diceva proprio, affidarono un programma a me, che sono niente rispetto a quello che è stato veramente Little Tony, per non volerlo dare a Little Tony. Quindi queste sono le cose. Allora, leggiamo il significato in poche righe, quello che ha scritto un autore non italiano su questa egemonia. La scuola altusseriana, il potere e lo Stato. Già sul finire del decennio precedente, uno dei principali allievi e collaboratori di Althusser, Nikos Poulantzas, aveva tentato di applicare le indicazioni metodologiche del filosofo allo studio del politico e dello Stato nell'ambito del modo capitalistico di produzione. Tale tentativo di praticare una scienza marxista della politica relativamente autonoma aveva ovviamente condotto Poulantzas ad incrociare la strada tracciata da Gramsci e dagli scritti di questo autore, anche per la sola comunanza di problematica, venne effettivamente in determinate aree culturali un impulso allo studio di Gramsci. Ancora fermo alle posizioni del primo Althusser, tuttavia, e restando al di qua dello scarto cui si è già fatto cenno, tra il concetto di ideologia dominante e quello gramsciano di egemonia attraversata da contraddizioni di classe, Poulantzas aveva riprodotto l'atteggiamento del maestro, scisso tra il vedere nel comunista sardo un particolare nel suo concetto di blocco storico, una unità storicista, ricordiamo che Gramsci era un esponente del pensiero idealistico gentiliano italiano, quindi storicista, riconducibile a quella propria della totalità espressiva egolo-marxista, e il tributargli molteplici riconoscimenti per alcune scoperte, ad esempio sul ruolo degli intellettuali o sul tema del cesarismo. Del cesarismo si riferiva ovviamente perché all'epoca in cui stava andando al potere Mussolini. In merito al concetto d'egemonia, Poulantzas rimproverava a Gramsci di avere privilegiato il lato del consenso a scapito di quello della forza, di aver fatto dell'egemonia una strategia della classe operaia, di aver sostenuto che una classe può divenire dirigente prima di diventare politicamente dominante. Guardate che è molto importante questa cosa, che ci dimostra
il vero autentico fallimento del Partito Comunista dell'epoca nei confronti della strategia del cattolicesimo politico, Democrazia Cristiana, oggi catto comunista, quella che comanda il governo di oggi al servizio delle banche, che si stava spostando verso posizioni neoliberiste. Questo è stato il passaggio dell'ambiente di derivazione ecclesiastica. Il passaggio, l'accettazione del neoliberismo. In contemporaneità con il Vaticano II. Esattamente. C'è tutto e tutti i quaderni, per quello l'ho voluto leggere. Sono considerazioni importantissime. Era errato, non leninista per l'autore, coerentemente del resto col suo background funzionalista, che una classe potesse imporre la sua concezione del mondo conquistando la posizione di ideologia dominante prima della conquista del potere politico, quando per Lenin, affermava Poulantzas, anche dopo la presa del potere da parte della classe operaia, l'ideologia dominante continua ad essere per molto tempo l'ideologia borghese e piccolo. Posso farti una domanda? Ti risulta che qualche operaio abbia preso il potere a te? Mai, da nessuna parte. Ma quella è l'ideologia. Anche quella, la mistificazione delle parole. Esatto. La mistificazione del senso delle parole. Sì, ma se c'è stato un potere, che tutto è stato, fuorché quello operaistico, ed è quello della cosiddetta rivoluzione in Russia. Assolutamente. Dove il potere è stato gestito dalla vecchia burocrazia di Stato, che era enorme già ai tempi dello zar, e che si è trasformata in burocrazia di partito identificata con la burocrazia dello Stato, che è quella che ha fatto le purghe per chiunque volesse trasformare realmente quel paese in un paese in qualche modo marxista. E questa è la realtà. Ma il fallimento del Partito Comunista in Italia non è consistito solo nel raccontare balle agli operai. Gli operai italiani sono dei coglioni, ci credono ancora, le balle. Ma ancora li votano! Ancora sì, votano. Ancora c'è qualcuno che li vota. Per Marino, a Roma. Vabbè, tanto per dire nulla. Allora, quindi giustamente questo Poulantzas diceva, prima piglia il potere, poi imponi, se ci riesci, a creare l'ideologia operaia. Io non ho mai pensato che ci potesse esistere una ideologia operaia. Che vuol dire? Appunto, anche no. Perché no. Marx stesso, nella sua visione dialettica della storia, no, allucinata della storia, sì, prendeva l'operaio come esponente di un mondo particolare. Ma l'operaio è una propaggine del mondo borghese, come scriveva in maniera molto appropriata. Non è definibile, non è determinabile il confine. Non solo, ma era come scriveva Prezzolini, uomo lucidissimo, a inizio del secolo, diceva: l'operaio, qual è l'aspirazione dell'operaio? Diventare borghese. Allora, se l'aspirazione dell'operaio è diventare borghese, può l'operaio instaurare una cultura operaia? Tant'è vero che la stessa rivoluzione continua di Mao, che qual è stata? Che Mao e il maoismo in generale si è appoggiato sui contadini e non sugli operai. E nel momento in cui... La realtà del mondo cinese dell'epoca era contadina, in realtà fondiaria. Esattamente. Quindi era un marxismo per modo di dire. Sì, infatti. Oltretutto. Era la Mussolini, se più vogliamo dare un'affinità in qualche modo. Non era un comunismo, ma un socialismo fondiario. Esattamente. Allora, ma c'è stato di più. Nel momento in cui Mao ha preso il potere, si è reso conto che questo potere stava andando in una direzione che non era assolutamente quella che voleva e ha dovuto creare quel movimento che è costata la vita veramente a milioni di persone, no? Quel movimento rivoluzionario susseguente alla presa del potere, che ha carezzato appunto il momento massimo dei libretti di Mao. Quindi è stato un finimondo, noi ancora in Italia questo discorso non è mai stato preso in considerazione, non è mai stato nemmeno valutato, perché quel susseguirsi di rivoluzioni erano semplicemente la dimostrazione che la prima rivoluzione, ancorché vincente, non aveva scardinato il sistema. Non aveva concluso un cazzo, non aveva concluso niente. Ancorché vincente contro le forze borghesi, che erano quelli che avevano fatto la prima autentica rivoluzione. Era la rivoluzione contro l'impero, contro l'imperatore. Quindi loro avevano creato la Repubblica Cinese e quella è stata la vera rivoluzione.
che dopo millenni di dominio dei mandarini, poi alla fine i mandarini non hanno comandato più e magari comandavano gli aranci. Insomma, vabbè, andiamo avanti. Allora, del programma. In tal modo, ponendo l'equazione egemonia-ideologia, attenzione, dominante, Poulenc perdeva non solo l'importante scoperta gramsciana sulla materialità delle ideologie, ma anche la maggiore acquisizione teorico-politica di Gramsci, cioè il fatto che anche le classi subalterne sono soggetti portatori d'egemonia, anzi che l'egemonia è la strategia della classe che da subalterna vuol farsi dirigente, posto che ci riesca. Non sono d'accordo. Questa è... come? Devi fare per forza una... devi avere, se sei una classe subalterna e vuoi diventare una classe dominante, devi elaborare una tua ideologia, se no non concludi niente. Certo, ma deve essere un'ideologia vincente, non basta che sia una qualunque ideologia. Ma infatti, ma se deve essere superiore a quella, diciamo, anche proprio come capacità coercitiva della mente di chi la conosce, deve essere, come diceva Fuller, anche non tanti anni fa, 50 anni fa, che le rivoluzioni, prima che tutto culturali, avvengono quando qualcuno o un gruppo propone una teoria rappresentativa della realtà che è migliore rispetto alla precedente. Quella precedente, cioè più consona ai tempi, ma infatti concettualmente Gramsci diceva questo. Fatto è che lui, siccome scriveva queste cose, è stato Buckminster Fuller, non mi ricordavo chi era, ecco. È stato isolato dal suo partito. E si è salvato perché stava in carcere, se non facevano fuori. Sì, sì. Se fosse andato in Russia, finiva subito. No, ma non stava in carcere, stava al confino, no? No, stava in carcere qui. Poi dopo, siccome era malato, stava alla clinica qui. È quella lì, a Quisisana, no? A Quisisana. La clinica migliore della Sì, sì, lo sappiamo. Ci abbiamo fatto un video, ci abbiamo fatto il video, ti ricordi che abbiamo fatto il video? Come mi ricordo, certo, sono andato lì davanti e abbiamo detto, è di proposito, in questo posto ci stava, certo. Questo bellissimo posto, meraviglioso posto, ci stava grande. Allora, lui è stato isolato dal partito, come dicevo, proprio per questa teoria. Lui questa teoria l'ha fatto, fatto è che il Partito Comunista è stato... Perché il Partito Comunista non era così. L'abbiamo detto prima, certo. Era Gramsci che la pensava così, esatto. Ma non gli altri. No. I comunisti all'inizio erano solo persone che seguivano pedissequamente quello che era successo in Russia e pensavano che si potesse portare in Italia. Nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, i comunisti erano portatori di una evidente ideologia antiproletaria e soprattutto borghese, per il semplice fatto che... Quindi adesso sta dicendo che hai scardinato un concetto che era tutto fuorché una rivoluzione che partiva dal basso. Esattamente. Nel momento in cui tu ti sei inventato l'idea, Togliatti è stato all'epoca, che l'egemonia coincidesse con l'acquisizione numerica di attori, cantanti, giornalisti, scrittori così, ad esempio pensiamo personaggi chiaramente post-borghesi sul tipo di Moravia che gravitavano in quelle... Ma per carità, poi, pittori sul tipo di Guttuso, che cosa c'abbia Guttuso di comunista nella sua opera non lo si capisce, la gente che frequentava era gente della grassa borghesia, spocchiosa borghesia. Aspetta, quindi, borghesia nera per, la maggior, per la maggior parte, oltretutto, no, come Guttuso, per borghesia nera quella papalina, e certo, quindi sappiamo bene, quindi semmai noi dobbiamo dire che il comunismo dell'epoca, più ancora del post-comunismo, era espressione tipica di una certa borghesia. Di una certa borghesia arraffona. Crassa borghesia, non della borghesia industriale o della borghesia, esatto, commerciale. Non della borghesia che lavorava. Che lavorava. Ma quella di rendita. Romana, quella che veniva di rendita. Che abituata a mascherare, secondo la logica papalina, no? Mascherare buone intenzioni mentre faceva esattamente il contrario, e che era proprio quella borghesia terrificante, degenerata, esattamente,
che era l'aspetto più evidente del comunismo all'italiana, di cui sono eredi i vari D'Alema, i vari Finocchiaro e compagnia cantante, e quelli lì, sono tutti allencati. Allora, tu hai parlato di rivoluzione e a conclusione di questa intervista, una volta tanto, parliamo anche di rivoluzione francese. Perché? Perché no, ma quello è il filo conduttore di tutte le nostre riflessioni sempre, certo. Questo va detto, perché non ne parliamo mai, ma dentro, come cartina di tornasole, è quello il riferimento. È la rivoluzione di riferimento. Noi ci troviamo in una situazione sicuramente pre-rivoluzionaria e l'ipotesi che le prime avvisaglie di questa rivoluzione fossero, siamo appena prima della presa della Bastiglia, esattamente, dal movimento grillino, era un'ipotesi che lentamente si è un po' sfaldata, ma resta sempre il concetto che tutto un mondo dopo secoli di sfruttamento sta andando in frantumi. No, ma sta prendendo coscienza della realtà dei fatti, che già è importante. Allora, sta andando in frantumi un'economia basata esclusivamente sulla moneta. Sta andando in frantumi una ideologia religiosa, e mi riferisco al cristianesimo, il quale proprio di questi tempi, proprio grazie all'aumento e alla circolazione di notizie storiche, di informazioni di carattere politico e soprattutto filosofico, recupero di una marea di opere filosofiche dell'epoca in cui è nato il cristianesimo, che non le facevano comparire queste opere, per cui le persone non parlavamo dei libri di Giordano Bruno, delle poi, opere di Giordano Bruno, nell'ambito per dire, della riscoperta di Giordano Bruno, che poi non è stata una riscoperta, è stato che hanno tenuto nascosti i libri di Giordano Bruno per 300 anni fino all'inizio del Novecento, e leggendo all'inizio del Novecento le opere di Giordano Bruno abbiamo capito che Giordano Bruno era arrivato con 300 anni di anticipo alla fisica post-quantistica. Sono tutte realtà che mettono in evidenza, a mio avviso, una cosa importantissima: quanto di balle, di falsità sia stato proposto, propinato e imposto dal cristianesimo all'intera umanità, facendo credere che loro erano i possessori dell'unica verità, perché tutto il pensiero gravitava attorno a questo cristianesimo, che è completamente falso. Mi ha scritto un depretto. Un depretto, uno degli eredi. Beh? No, niente, così per dire. Allora dillo. No, non so se è bisnipote. E cosa ha detto? Ma niente di particolare, cioè è uno che anche lui è attento all'evoluzione del tempo. Per fortuna, mi fa piacere. Perché forse memore di tanto nonno, tanto bisnonno, è diventato anche lui uno di noi. Ricordiamo che Olinto Depretto è stato il vero inventore della formula della relatività, scopiazzato da Einstein. Allora leggiamo alcune considerazioni relative alla rivoluzione francese, scritte da uno studioso delle dinamiche rivoluzionarie. Questo si chiama Kern e il libro è intitolato Orientamenti storici. Questo a noi serve non solo per dire, guardate cari amici, che noi stiamo attenti a ciò che avviene, però abbiamo anche le chiavi di lettura, non prendiamo le cose come vengono così. Noi analizziamo i problemi e conosciamo anche le dinamiche storiche, ci sono delle dinamiche autonome storiche. Anche perché quando noti chi ha un occhio esperto e un orecchio attento e una grande esperienza e cultura alle spalle, basta che sento una nota del va pensiero o di un'opera qualunque e già sa tutto il proseguio dell'opera. Certamente. Quindi basta un solo segnale per capire esattamente il dipanarsi dell'evoluzione. Esattamente. Allora leggiamo quello che si dice su questo argomento. Oggi noi, osservando la rivoluzione francese da lontano, questo è un libro di inizio Novecento, ci convinciamo che allora si iniziava per gli stati europei un differente sistema di vita economica e politica. Non così, però, poteva... I bourgeois.
i borghesi. Non, esatto, non così però poteva apparire alla Francia contemporanea che, spinta da energie e da aspirazioni ancora troppo scure, si avviava verso un avvenire che lei stessa non poteva in alcun modo prevedere. È verissimo, è la situazione in cui noi viviamo oggi. Si percepisce il crollo di un'ideologia, ma non sai che cosa avverrà dopo. E non si sa. Anche loro i partiti ebbero dei capi per i quali si lottò con puro spirito partigiano. Ed è verissimo. Nel momento in cui la lotta è diventata più cruenta, il vero spirito partigiano si identificava con i singoli vertici, Danton, Robespierre, Marat, questi erano i nomi, no? Ne dico alcuni delle centinaia che c'erano. E poi alla fine è stato il colpo di coda di Gracco-Babeuf. Ma di queste diverse aspirazioni e necessità che si delineavano nella storia, la Francia, perché più di ogni altra nazione piagata, fu la prima a sentire le conseguenze. Forse la lotta avrebbe potuto mantenersi in una forma incruenta, causando riforme e non rivoluzioni, se tutto un lungo periodo di guerre e di dispendi non avessero profondamente intaccato la compagine vitale dello Stato. Qui siamo appunto a questo livello. La povertà crescente, il sistema di depredamento, di depredazione messo in atto dai vari governi, dalla Chiesa in particolare. Poi mettiamoci anche la Chiesa, ma in questo caso mi riferisco non solo al governo Monti, Napolitano Monti. Ah no, io mi riferivo alla Chiesa di allora. No, e beh, ti immagino. Poi ci sarà scritto. Per distruggere tutti questi ostacoli alle libere vie della vita ci voleva la violenza sconvolgente e da questa si arrivò. Non intendo con queste mie parole... Guarda che Nevers all'epoca fece un sacco di tentativi, certo, per risolvere il problema, certo, economico, certo, e no, anche riducendo enormemente la tassazione. Esattamente. E non c'è stato verso, certo, perché c'era l'opposizione dei feudali, che non mollavano niente. Il re era anche disponibile. Il re era anche disponibile. E pensate che il re precedente, il nonno di Luigi XVI, che era Luigi XV, era il nonno e non il padre, Luigi XV ci aveva provato mille volte a cercare di convincere l'aristocrazia a mollare le proprie prebende, i propri privilegi, compreso il clero, no? Poi il clero. No, anche perché spesso il clero era anche... Si sostenevano a vicenda, oltre. No, ma erano anche la stessa identica persona. Esattamente, spesso. Erano molto spesso i cadetti della famiglia. Esattamente, i grandi clericali che per ragioni dinastiche, essendo cadetti, li facevano fare i preti. Allora, non intendo con queste mie parole né approvare né disapprovare la violenza rivoluzionaria, ma essa è in certe epoche di vita una necessità fatale. Sono considerazioni che noi ci sentiamo assolutamente di condividere. Furono i Luigi con i loro ministri a causare la rivoluzione, furono le regine e le loro dame, furono i cortigiani e i signori tutti che lentamente prepararono questo bagno di sangue alla Francia. Forse ogni loro azione, ogni pensiero vi contribuì e, presi dalla china fatale, pensieri ed azioni a loro volta contribuirono a condurre i responsabili sempre più verso il disastro finale. Cosicché, quando quello stato di cose non poté più continuare, avvenne la reazione che distrusse. E distruzione significa eliminazione delle creature che sono state plasmate da quelle condizioni storiche ed hanno alla loro volta contribuito a creare queste. È come un'operazione. Milioni di cellule vengono distrutte, ma ciò non importa perché la salute di tutto il corpo sta appunto nel completo sterminio di quelle cellule che non si adattano più al loro lavoro. È una bellissima definizione, un bellissimo esempio. E che altro è l'uomo nella storia se non una cellula e un immenso organismo? Bella, sono bellissime considerazioni. Nelle fredde necessità di vita non esiste né pietà né mancanza di pietà. Ogni vita che cessa è in realtà un ostacolo che cede ed una nuova possibilità d'equilibrio che appare. È questa necessità di equilibrio che conta e null'altro. Così vediamo da questi esempi che
Se dati avvenimenti storici possono avere conseguenze differenti, essi, pur essendo apparentemente uguali, sono causati da necessità ed energie del tutto differenti. Così, lotte civili e politiche sono state e saranno, ma non potranno mai in alcun caso indicare le cause da cui furono originate, né le conseguenze storiche che da esse derivano. Però, nell'esaminare questi fatti, abbiamo potuto osservare la storia sotto un aspetto differente dal consueto, cioè come una realtà che potremo identificare con l'umanità stessa, alla quale si riferiscono tutte le cause storiche e dalla quale dipendono tutti gli avvenimenti. Soltanto essa, abbiamo visto, essendo retta da leggi assolute, può guidarci nella nostra ricerca della legge di causa ed effetto. Tutti i fatti storici, per quanto esternamente coordinati, vengono ad avere le loro basi nelle leggi che guidano l'umanità, di cui essi non sono che le manifestazioni esterne. E questo esprimendo, attraverso le sue leggi, una necessità di equilibrio continuamente rinnovantesi, è la fonte prima ed unica di ogni avvenimento della storia. Da ciò conviene dedurre che ogni fenomeno storico avrà un suo intimo e particolare valore se verrà esaminato con l'aiuto di queste leggi. Così che si apprende la storia. Comunque sia, anche se quelle leggi sono ovviamente sono leggi parziali o momentanee, superate da altre leggi, se non hai dei punti di riferimento non puoi arrivare a una scienza della storia. Ecco ciò che si definisce come assolutismo. Esso è un fenomeno che ad una certa data epoca si è verificato nella maggior parte degli stati europei. Gli avvenimenti che lo causarono sono differenti. In Spagna l'assolutismo è conseguenza del governo dispotico di Filippo II. In Francia esso si delinea già dopo la guerra dei cent'anni come difesa del potere nazionale contro il feudalismo. In Inghilterra esso non è che un breve periodo a cui si arriva dopo le lotte dinastiche delle Due Rose ed ha la sua più viva espressione nei governi personali di Enrico VIII e di Elisabetta. In Germania l'assolutismo appare soltanto in quei paesi che sono proprietà personale della Casa degli Asburgo, interessantissimo questo aspetto, e di altri principi tedeschi. In Italia la casa di degli Asburgo e di altri principi tedeschi, cioè quelli che erano proprio della miriade di stati e staterelli di cui era costituita la Germania, l'assolutismo c'era soltanto in riferimento a questa proprietà diretta degli Asburgo e di altri principati. In Italia si delinea diversamente, da regione in regione, cosicché vi sono tiranni nazionali e stranieri, tutti ugualmente nocivi per la libertà della vita italiana. Nei paesi orientali, infine, l'assolutismo si manifesta come il dominio tirannico dei turchi, barbari conquistatori sui popoli sottomessi. Importantissimo anche questo concetto. Questi sono alcuni aspetti del fenomeno che ho definito come assolutismo. Dalla loro differenza appare chiaro che essi non possono dettar legge circa il valore reale del fenomeno studiato. E con questo ritengo che sia giusto il momento di chiudere. Ripetiamo. La situazione in cui viviamo oggi, secondo me e secondo noi in generale, è una situazione pre-rivoluzionaria. Questa situazione pre-rivoluzionaria si potrà protrarre per decenni. Non è detto, secondo me basta solo una scintilla catalizzatrice. Ma potrebbe essere all'origine di, o allora di qualche, come dire, masanielleria, più che di vera trasformazione, la trasformazione è grossa. Vuole la maturazione dei sentimenti, delle anime, dell'autocoscienza, della possibilità di una possibile ridimensionamento e ulteriore metamorfosi della specie umana e della società umana. Come diceva in una sua recente intervista il nostro amico Marco Sabba, dice, la riprova di una
se la una rivoluzione è autentica, e lo vedi subito. Se nazionalismo da una banca centrale, la rivoluzione è autentica. Se non la nazionalizzano e non la statalizzano, non è autentica la rivoluzione. E questo ci permette. Si riferiva probabilmente alle primavere arabe, principalmente alle primavere, ma si riferiva soprattutto alla rivoluzione comeinista. Questa è la ragione per cui i loro signori ce l'hanno morte con l'Iran, e questa è la ragione per cui ce l'avevano morte con Gheddafi. Con Gheddafi, che aveva nazionalizzato in Iran, la prima cosa che ha fatto Khomeini quando è andato al potere, ha nazionalizzato tutte le banche, e questo dice tutto. Quindi questo potrebbe essere un discrimine. Lo stesso vale per la Siria, vale per la Siria, vale anche per la Siria. Ha la sua banca nazionale, esattamente, controllata direttamente dal Ministero del Tesoro. Esattamente, e allora questo ci deve permettere di dire che la rivoluzione bolscevica non lo è mai stato. Non è stata la rivoluzione vera. Perché la banca centrale non è mai stata nazionalizzata, anzi era in buona parte di proprietà di Rockefeller. D'altra parte, uno che ti dà 17 miliardi di dollari nel 1917 non è che te li dà così tanto per fare presenza. Appunto, perché è commosso dalla sofferenza dei contadini russi, no? Sì. Appunto. Sì, no, non esiste. Appunto. Quindi ecco, il discorso io penso che si può definire e completare, nel senso che c'è in corso una mutazione epocale, proprio addirittura era geologica. Siamo al punto in cui si trovavano, appunto, nel momento della rivoluzione francese, per esempio, certo, che ha cambiato, no, rispetto per esempio alla rivoluzione americana, che era una rivoluzione, diciamo, regionale, di ribellione nei confronti delle vessazioni degli inglesi, certo, cose completamente diverse. Certo, era comunque una rivoluzione limitata ad alcuni ribellioni rispetto al vessatore di turno. Qui siamo invece di fronte a una situazione di rivisitazione complessiva dell'essenza del rapporto sociale e politico. C'è una bella differenza internazionale tra la rivoluzione americana, che ancorché repubblicana era contro la monarchia inglese, cioè perché era contro gli inglesi, non contro il monarca, con una rivoluzione francese che invece ha tagliato la testa al re, e quindi decine che era uno di loro, non era un esterno a loro. Esattamente, quindi decine di secoli di assuefazione al potere reale, sia pure espresso in maniere diverse, è finito con l'assolutismo. Questo qui sono andati a carte 48, quindi la rivoluzione è stata enorme, che poi dopo la necessità, quindi il riassetto, nuovi equilibri sociali, nuovi equilibri economici, nuovi scienziati, nuovi ricercatori, nuove discipline, nuova cultura, un rimescolamento di carte, ecco, completo, anche se dobbiamo dirlo, perché alcuni lo potrebbero obiettare, la necessità di una unidirezionalità del potere ha creato l'impero di Napoleone, perché tu non puoi buttare giù un re che era comunque un punto di riferimento unitario e non ricreare una forma unitaria. Quindi Napoleone è stato il vero sostituto del re, ma lo è stato per un periodo breve, dopo ci sono state una sequenza di repubbliche. Sì, ci sono stati i re revenant, cioè i re che ritornavano, quindi abbiamo avuto Carlo, abbiamo avuto fino a Luigi Filippo. Però Luigi Filippo, a partire dalla rivoluzione si è scardinato il tentativo della restaurazione, è stato annullato nel corso dei 20-30 anni successivi. Esattamente. Quindi, perché la popolazione dal basso aveva capito, aveva percepito la propria identità, il proprio valore, esattamente. E quindi da lì il valore irredentistico, il valore nazionalismo stesso, che è nato proprio con la rivoluzione. Certamente. Era latente in Francia, cioè sempre, certamente, stato. Però si è sviluppato proprio con la rivoluzione. E quindi tutto questo ha comunque portato nei decenni successivi a una, diciamo, scardinamento del blocco che si era creato per secoli, esatto, delle monarchie nazionali, esatto, e di tutto l'apparato europeo che stava sotto queste monarchie, certo, che erano ovviamente complici e che noi oggi chiamiamo le aristocrazie, che poi ci hanno lasciato la testa. Quindi oggi di nuovo siamo in una situazione in cui nessuno può prevedere che cosa accadrà domani. Esattamente. E quindi domani dobbiamo essere pronti ad accettare l'ignoto. Di sicuro comunque che il vecchio potere
lo gestisce in maniera sempre più dispotica, più avrà la più si sentirà a rischio, assediato, più la gestirà in maniera dispotica. E il dispotismo oggi è quello di tartassare i più deboli attraverso una tassazione ignobile, una tassazione la sottrazione che non guarda dei beni, in faccia a nessuno. La sottrazione dei beni allo Stato, la sottrazione dei beni demaniali, la sottrazione dei beni privati, e quindi ignorando completamente la dinamica sociale, per cui se distruggendo i legami, va per aria l'economia, distruggendo i legami sociali, distruggendo i legami familiari, i legami interrazziali, i legami intersessuali, addirittura fra i sessi, sì, il femminismo, no? Le femen o il vittimismo femminista, il matrimonio omosessuale, tutta la stessa cosa, cioè, è tutto un po' pur generalizzato, esatto, quindi la distruzione, lo scardinamento di tutti i valori fondanti di questa società che autonomamente e castrativamente sta facendo il potere, perché si ritorce contro di lui, come hanno fatto esattamente col sistema francese. E quindi? E anche dopo la presa della Bastiglia, perché il tutto è esploso nel 1793, quindi presa della Bastiglia, cioè inizio della rivoluzione, ripetiamolo, Luigi XV, 1775, presa della Bastiglia, 1789, dimostrazione che ormai non ce la fanno più a reggere, però dall'89 al 93 sono altri 4 anni, questi hanno cercato in tutte le maniere di rimanere al potere, alla fine c'è stata l'esplosione. E la guerra civile interna fra i rivoluzionari, era ovvio. Comunque, dalle rivoluzioni nascono sempre poi nuovi popoli, nuove genti, nuove menti e nuove morali, nuove discipline, nuove scienze. Guarda quello che è successo con la micro rivoluzione fascista. Esattamente. Con, lo dicevamo stamattina, le nuove università, i nuovi scienziati, le nuove... Le giovani generazioni messe in una condizione di esprimere la loro creatività, di creare, e tutto il resto. Di creare. Quindi dalla distruzione rinasce sempre qualcosa. A posto che ci sia. Bene così. Abbiamo chiuso per stasera. Buona serata a tutti. Esatto. Aspetta che chiudo.